Il Chievo torna a Cesena 72 ore dopo la qualificazione agli ottavi di Coppa Italia, ottenuta proprio su questo campo. Oggi però è campionato, è tutta un'altra storia. Il Cesena ha sete di vendetta e vuole prolungare il buon momento di forma. Il Chievo dal canto suo deve dimostrare di non soffrire di vertigini dopo lo straordinario 1-5 in casa del Milan. Proviamo questa però di partita Cesena-Chievo-Verona, dicevamo decima di andata, si gioca in uno splendido centro sportivo. Una decina di chilometri a sud di Cesena, col Chievo che parte subito con Cisotti per Da Silva, l'uscita del portiere sulla linea, il Cesena, 30 secondi di gioco. Subito la grande accoppiata Cisotti-Da Silva a far tremare la porta di Melgrati. Un attimo solo per la panchina del Cesena con questo grande aggancio di Franchini in corsa. Altro intervento dell'ex Inter Melgrati, 2 minuti e mezzo, il Chievo già due volte pericolosissimo. Costa. Tutto mancino, prova con l'esterno per Cisotti, posizione regolare, dentro per Paruzza, l'idea è ottima, pallone però troppo veloce. Ballardini stoppa con la coscia e smista sulla sinistra, Bertoni si fa vedere in mezzo e riceve Fabbri, limite dell'area, Fabbri allarga sulla destra, attenzione, la grande chiusura di Costa sul controllo di troppo di Gagliani che perde un sacco di tempo per battere a rete. Allora Cisotti per Paruzza, può spingere Costa, c'è un minimo di superiorità. Costa in velocità, vuole andare fin sul fondo, all'indietro, bellissima palla, Da Silva incrocia, non c'è deviazione. Grande azione però qui del Chievo che sulla sinistra spinge a meraviglia. Ancora Arrigoni, pallonetto profondo e preciso, il cross interessante, Provedella, la palla sbuca e c'è il gol. Esulta Ballardini, forse addirittura autogol di Provedel, che dovrebbe aver rimpallato il pallone con i pugni sulla propria gamba. Intanto Da Silva, il pallone per Cisotti, palla che arriva sul secondo palo, Costa col mancino, ripropone, c'è il liscio clamoroso di Sanchez che poi si ritrova la palla tra i piedi e la spazza fuori. Inizia così come aveva iniziato la partita, cioè attaccando in modo deciso la squadra di Danna. Adesso però Rizzitelli chiude, rinvio lungo, stoppato male da Magri, poi braccio Galeotto, era già stato ammonito e Chievo in 10. C'è Paruzza in appoggio, Da Silva prova centrale, Arrigoni non benissimo, poi il corridoio dentro, Cisotti posizione regolare, miracolo di Melgrati. Manca sempre quel pizzico di cattiveria in più al Chievo per arrivare al gol. Questa è la cartolina più chiara possibile. Allora il Cesena beneficia di qualche spazio in più dopo l'espulsione di Magri. Gioca sulla destra. Salito Rizzitelli che deve però ritornare indietro, Gravina si sposta verso il centro, vediamo se va a ricevere adesso l'ottimo pallone, attenzione Gravina e arriva il gol del 2-0. Ecco perché è il capocannoniere del Cesena questo Gravina, è entrato in campo da 4 minuti, è partito dalla tre quarti, dormita difensiva del Chievo, il Cesena ora ipoteca la gara col secondo tiro in porta. Pronto Franchini col destro a uscire. La battuta tesa sul primo palo, Ekuban! Pizzica da 3 metri, tutto solo, pallone fuori. Certo che se non si sfruttano nemmeno queste occasioni, allora è giusto venire a casa con le pive del sacco. Ekuban prolunga per Da Silva, pallone interessante per Costa, interno dell'area di rigore. Vuole il mancino Costa, sinistro murato da Sanchez, ancora Costa, palo clamoroso. Limite dell'area, Da Silva prova il piazzato con l'interno, con la coscia. Arrigoni, che sfortuna però. Con Zerbo che va in pressing, non esce Melgrati, Sanchez libera Campanile, poi guarda male il suo compagno, sponda di Sensi, ora Lolli è libero, Focchesato prova a chiuderlo, arriva il tiro, Provedel, ancora Lolli il pallonetto, pezzo di bravura di Lolli, 3-0 Cesena, sipario su una partita però che più bugiarda non si può.